Bella a tutti ragazzi, sono Svapo Gamer e oggi siamo tornati con Pokémon Spada e siamo qui davanti a queste bellissime scale perché oggi procederemo. Ma nel mentre devo dirvi che off camera, mentre giochicchiavo un po', ho catturato un botto di Pokémon, ma veramente un botto, e mi si è evoluto Rookidee in Corvisquire. Adesso ve lo faccio vedere, eccolo qua, a livello 19 uguale a Drizzle tra l'altro. Ho livellato un pochino i Pokémon, nemmeno tanto. Allora, come si faceva? Info, ve lo faccio vedere un po' più grosso. Tecnicamente dovrebbe vedersi un po' più grosso, è bello. Ci piace un botto. L'ultima evoluzione, se ce n'è un'altra, dovrebbe essere strafiga, se è quella che hanno fatto vedere, che hanno snocciolato prima che uscisse il gioco. Ma vi volevo far vedere tutti i Pokémon che ho catturato, nel mentre dovrei avervi messo in sottoimpressione, sovraimpressione, non mi ricordo, l'evoluzione di Corvisquire di poco tempo fa, perché io sto registrando questo video il giorno, vabbè, un casino. Comunque, dovreste averla vista tecnicamente. Comunque, adesso che siamo sul box, vi faccio vedere tutti i Pokémon che ho preso. Allora, dovremmo essere da qua, credo. Info, ok. Questo qua non dovremmo averlo visto, non mi ricordo sinceramente. Bunnelby, carino, mi piace. No, questo qua sì, forse l'avevamo visto in video. Pidove, sì, l'abbiamo preso perché era quello gigamaxato. Ah, ok, Mudbray, l'ho catturato sempre lì nelle terre selvagge, lì come si chiamano. Poi, vabbè, Vulpix, classico. Staffle, è molto molto carino, normale lotta, ci sta. Vabbè, Machop l'ho preso così a caso. Stanky, tra l'altro ce n'ho due perché ho fatto un po' di lotte Gigamax e questo qua è il primo che ho preso. Vabbè, Krabby, non ve lo faccio nemmeno vedere. Nuzleaf, se si legge così. Erbabuio, ci piace, lo faremo evolvere, ma non credo che lo userò spesso. Beh, Corphish, possiamo anche bypassarlo. Remoraid anche. Barboach, io non so di che generazione è, ma a me piace un casino. È tenerino, acqua terra. Dovrebbe essere della penultima, non mi ricordo. Boh. Non so se è uno di quelli nuovi, sinceramente. Le ultimissime generazioni non me le ricordo quasi per niente. Hutut, seconda generazione. Un altro Corphish, che sto qua era gigamaxato. E se non sbaglio, anche questo Hutut. Sì, dovrebbe essere gigamaxato. Questo Corphish pure. Electric, mi piace, mi è sempre piaciuto. Wingull, catturato sempre lì, Wooper anche, questo Machop era gigamaxato, Ninjask l'ho trovato in giro, non so se sia un'evoluzione o qualcosa, ma è livello 15, non credo. Boh, poi vedremo quando ci si evolverà il Pokémon coleottrofi. Ragazzi, i nomi lo sapete, datemi un attimino, poi li imparerò tutti bene. Teampoll è carinissimo, Pokémon acqua. Boh, non lo so, sembra una cosa di quelle giapponesi, quelle palline giapponesi, è fantastico. E questo Stanky era gigamaxato. Per il resto, vabbè, Zigzagoon che l'avete visto nel primo episodio. Niente che, ne ho catturati un bel po', c'ho un box quasi pieno, ma la mia squadra fissa per ora sarà questa che avete visto. E saliamo le scale, visto che il nostro amico Speranza ci sta aspettando. E mi sta inscimmiando un casino questo gioco, ma veramente, veramente tanto. Ma tantissimo. Tra l'altro avevo trovato anche un Ghastly, ma mi sa che era di livello troppo alto, non me lo faceva prendere perché diceva che il Pokémon non abbassava l'attenzione. Avrei dovuto addormentarlo, non so cosa, ma ho visto che Pokémon di livello troppo alti, era il 38 se non sbaglio. Io l'ho portato in vita rossa, ma zero, non mi faceva lanciare le Pokéball. Se sapete perché, ditemelo sotto nei commenti. Tra le altre cose, visto che ci siamo, se volete che do dei soprannomi ai Pokémon, potete dirmelo. A parte Drizzle, che vorrei vederlo. Cioè, no, ma dai, anche Drizzle se volete. Sì, adesso che ci ho pensato, se volete dare dei soprannomi, non preoccupatevi, provate a darmeli che glieli daremo. Adesso, dove dobbiamo andare? Sinceramente non lo so. Esplora Steamington. Ah, dobbiamo esplorare tranquillamente. Sonia, ma se arriva in fondo cosa ci fai qua? Ciao Sonia. Dicci pure, dici, dici.
Sei riuscito ad avversare le terre selvagge, ammirevole, sei un tipo da tenere sott'occhio tu. Brava. La squadra però deve essere a pezzi. Che ne diresti di passare al centro Pokémon? Per gli allenatori... No, sinceramente li avevo curati... No, non glieli ho curati. Non mi ricordo. Però vabbè. Curarli una volta in più non... non ci farà del male. Non so se lo sai, ma Rotomina è il soprannome che tutti danno al punto informazioni Rotom. È un dispositivo utilissimo per gli allenatori. Permette anche di personalizzare le card della Lega Pokémon, sai? Svapo, perché non provi anche tu a personalizzare la tua card della Lega Pokémon? Tieni, ti regalo questa per darti l'ispirazione. E cosa sarebbe? Sinceramente, non ne ho idea. Rendi speciale il tuo profilo con la card della Lega Pokémon. Personalizza la tua card tramite il Crea Card che trovi in tutti i centri Pokémon e aggiornala con le informazioni più recenti. Va bene. Ogni allenatore che ha delle card della Lega Pokémon che può scambiare con gli altri tramite funzioni di comunicazione. Va bene. Puoi vedere le card che hai ottenuto aprendo il menu principale con il pulsante X accedendo al tuo album card della Lega Pokémon. Va bene, sinceramente a me ora come ora... No, non lo so cosa me ne pare di sta città, sono appena entrato. Vabbè, sinceramente adesso della card non mi interessa, poi magari lo approfondiremo più avanti. La prima volta che ho messo piede in uno stadio il qua... Ah, dobbiamo andare allo stadio? Ma sei seria? Figo, ma non so se i Pokémon del livello adeguato. Intanto, curiamoli. Curiamoli tutti. E se ora dobbiamo... Intanto abbiamo già fatto due evoluzioni, che spero di farvela vedere. La seconda. Ok, la mia squadra è in perfetta forma. Vediamo sta cosa qua cos'è. Crea card. Crea nuova card, giusto per... Ah, ok. Ah, sinceramente... A me non interessa. Ah, questa è figa. No, questa qua sembra tipo l'aura del Super Saiyan. Sì, sì, va benissimo. Ok, sfondi. Che sfondo potrei mettergli questo? Ah, ma c'è dietro lui, no? Anche no. Pikachu, non mi interessano, ma sono brutti. Sono veramente tutti brutti. Tutti bruttissimi, non brutti. Ma molto bruttissimi. Mentre l'unico carino è questo. Cornici. Vediamole. Sono peggio di quelle di prima. No, no, tagliano i piedi, mi dà fastidio. Sì, sì, va bene così, va bene così. Avanti. Ah, possiamo fare un botto di roba. Possiamo fare veramente un botto di roba. Modifica espressione, cioè cos'è che possiamo fare? Ah, gli occhi. Questa come sarebbe questa espressione? Ah no, proprio brutta brutta. Questa è sbigottita, dice... Che cacchio di diavolo è stato? Sì, va bene così per ora. Opaca o lucida? Opaca. Perfetto. Se ci fa meglio o si mette a piovere non succede nulla. Ok, sì, vabbè, però sinceramente no, dovrei magari comprare, se andiamo allo stadio, magari qualche rivitalizzante potrebbe servirmi tendenzialmente. Tu cosa vendi? Fammi vedere cosa vendi tu. Allora, revitalizzante costano, ma almeno un 5 io li prenderei. Sì, 10.000. Cazzo, però non posso... un 10 Pokéball perché le ho. Facciamo anche 20 Pokéball. Vediamo se c'ho abbastanza soldi. Sì, voglia. Sì, va benissimo. E delle pozioni. Sì, lo so che c'ho due Premier Ball. Una decina di pozioni. Sì. Per ora direi che va bene così. Invece lui cosa che vende? Il suo amico di fianco.
curable, minor ball, curable. Ma è carina, è rosa, mi piace, la voglio almeno. T'ho una decina, 3000. Tra l'altro non ho più soldi. Non ho più soldi. Mi metto a posto un attimino, vendo qualcosa così faccio i soldi e poi ci vediamo a destinazione. O prima, se Speranza ci, Hope ci romperà le balle, quasi sicuramente sì, però vediamo. Bene, formidabile allenatore. Dimmi un po', ti ricordi perché sei qui? No, sinceramente sì, è vero, per la sfida delle palestre. Esatto, c'è la cerimonia d'apertura, andiamo. Io volevo esplorare un po' la città, vedere cosa c'era di carino, ma andiamo così a due all'ora. Là in fondo dobbiamo andare, immagino. Si terrà proprio domani allo stadio di Steamington. Tra l'altro abbiamo come obiettivo di prendere un Onix, se non sbaglio. Puoi usare quell'ascensore laggiù per arrivare fino allo stadio. Ok. Beh, già che sono qua a Steamington potrei fare un po' di shopping. Tu non dimenticarti di registrarti alla reception dello stadio, ok? Ci vediamo. Ah, devo registrarmi prima. Vediamo. Ma se volessi fare anche un po' di shopping? Posso? Oh, un hair stylist. Sono uguali ai miei praticamente. Stai una meraviglia. Vuoi rimetterti il cappello? No. Ok, grazie che mi fai da mamma. Sì, aggiorniamo la Lega Card. Ok. Torno a trovarci quando hai voglia di cambiare look. Perfetto, non tornerò mai più, costate troppissimo per i miei gusti, per ora. Vediamo se riesco a cambiare un po' d'abito, poi ve lo farò vedere ovviamente e poi andremo a registrarci. Siamo arrivati, intanto dovrebbe arrivare un Charizard da quello che leggo. Chi sarà mai? Dandel. Caro il mio Charizard, se non ci fossi tu non riuscirei neanche ad arrivare allo stadio. Non otterrei nemmeno questo enorme ascensore. E vabbè. Ehi Svappo, vedo che sei diventato un allenatore degno delle mie referenze. Già che ci siamo ti regalo uno strumento da dare a uno dei tuoi Pokémon. Sono sicuro che saprai usarlo a meraviglia. Acqua magica. Cosa fa l'acqua magica? Uno strumento da dare a un Pokémon. Gemma a forma di goccia che potenzia le mosse di tipo acqua. E sappiamo già chi darla. Sappiamo veramente già chi darla allora. E gliela metterei subito. Allora, Pokémon. Tanto mettiamo. Sposta Pokémon. No, sposta Pokémon. Ok, strumenti. Apri la borsa e diamogli la goccia d'acqua, che tra l'altro non so dove possa essere. Revitalizzante, vuoto. Sarà qua? No. Strumenti magari, acqua magica. Dai. Perfetto. Possiamo proseguire e andiamo sull'ascensore. Vediamo cosa ci attende. Che figata sto ascensore. Oh, l'uomo Pokéball. Tadan. Hai parlato a una Pokéball, che dire, ti meriti qualcosa di davvero speciale. Oh. Comunque per la cronaca non sono davvero una Pokéball. Ah cavoli. No vabbè, niente, volevo riparlargli per vedere. No, c'è Opli, aiuto. Qualcuno mi aiuti, non voglio parlare con lui. C'è la cerimonia d'apertura del... Che emozione... Ok, devo tornare indietro. Devo per forza andare verso Hope. Per forza, vabbè, andiamoci. Pensa, siamo davanti allo stadio di Steamington. Qui si terrà la cerimonia d'apertura. Sta per iniziare la sfida delle palestre. Questa cerimonia non sarà seguita solo dalle nostre mamme. Ci sarà il mondo intero a guardarla. Che culo. Andiamo, Svapo, facciamoci conoscere da tutto il mondo. Certo, ovviamente, sono qua apposta, ciccio. Figa. No. Cos'è che vogliono loro? Oh, niente di che. Entriamo in questo hotel, stadio, registriamoci. Dovremmo registrarci, ci aveva detto di registrarci, giusto? Sì, ok. Quella lì è la hall. Cioè, questa è la hall, quella lì è il bancone dove registrarsi, credo. Guarda quanti sfida palestra ci sono qui e sono tutti i nostri rivali. Sì, ma anche tu sei un mio rivale. Scollati un po' di dosso. Ok, sì, va bene. Io non lo sopporto veramente più.
Lei chi è? È una sfida palestra, eh? Si bulleggia un po'. Ah, era un tipo. Siete qui per la sfida del palestra, fatemi vedere le vostre referenze, per favore. Figo, Ciccio, noi abbiamo la referenza più importante di tutti. Di tutte. Una lettera di referenze firmata dal campione. Ovvio, zio. La prima volta che mi capita di vederne una. E ce ne abbiamo due. Non una, due addirittura. Lui è raccomandato, io anche, ma di conseguenza. Bene, ora siete entrambi registrati. Adesso dovete scegliere il numero che volete sulla vostra divisa. E il 5 perché è il mio numero con cui giocavo a calcio. Tac. Il possino. Sì, va bene. La cerimonia d'apertura delle sfide presso si terrà domani in questo stadio. Tutti i partecipanti alloggeranno all'hotel Bedouin Inn. Ho letto bene. Forte questo presidente della Lega Pokémon, ci ha pure prenotato un hotel di lusso. Io corro subito a vedere com'è. Ehi là, giovani allenatori, allora siete riusciti a iscrivervi, eh? Ben fatto. Grazie. Sonia, che ci fai qui in hotel? Sto indagando sullo strano Pokémon avvistato nel bosco assopito. Ho pensato che fare delle ricerche sulle varie leggende delle regioni potrebbe aprirmi una pista, quindi eccomi qui. Sei fotonica. Visto che ci siete, che ne dite di unirvi a me? Guarda, a me va benissimo. Ma subito? Ah, ok. Cos'è questa statua enorme? Spada e scudo. Cos'è questa statua enorme? È un omaggio leggendario a Salvatore di Galar. Se vi va, vi racconto la sua storia. Magari un riassuntino. Infatti, si racconta che in tempi antichi apparve nel cielo di Galar un misterioso vortice nero che la gente iniziò a chiamare Notte Oscura. Pokémon dalle dimensioni enormi infestarono le regioni seminando panico ovunque, ma un valoroso giovane armato di spada e scudo li placò, ristabilendo la pace. La statua che vedete qui ritrae quel giovane eroe. Ah, buono. Questo eroe doveva essere forte come il mio fratello Dender. Il vortice nero, la spada e lo scudo. Coraggio, Sonia. Mi sa che ti aspettano lunghe e complicate ricerche. Andrà tutto bene. Yeah! Grazie, sì, sono certo che qualcosa troverò. Comunque, se volete fermarvi in hotel, dovete prima fare il check-in, no? Anche se a quanto pare al momento c'è un po' di confusione in reception. Ok, se nel frattempo scopriremo qualcosa, ti avvisiamo. Perfetto, perché questo qua. Ah, è vero, non ci hanno ancora presentato il nostro team avversario. Abbiamo cose serie da fare noi. Siamo trasferti esclusivamente per fare il tifo per la nostra allenatrice del cuore. Problemi? Se non vuoi toglierti di torno, ti becchi una sfida che te. Ah, dai, sfida sia. Sfidiamoli, cosa dobbiamo fare? Siamo qua apposta. In 4 sono però. Ma tutti insieme o. O uno alla volta. Team Yell. Guarda che mica scherzavo quando ti ho detto di toglierti di torno. Con il nostro tifo mega galattico aiuteremo la nostra allenatrice preferita a vincere. Ora scoprirai quanto siamo tosti noi del Team Yell. Allora, se siete come il Team Rocket, mi sa che è facile battervi. Cazzo. Zigzagoon. Allora, vediamo come possiamo procedere. Hanno tutto un effetto normale, però Hydro Pulsar toglie 60 di base ed è una mossa stabbata. Quindi dovrebbe fargli un bel po' di male. E poi lui era a livello 9, ho letto bene. Non era un 19. Giusto. Guarda come si muove sto pirla. Mi dà fastidio. Ah, già sconfitto. Vabbè, è vero, i Rocket avevano i Rattata, lui e lo Zigzagoon. E pensare che sono stato io a attaccare Briga, che figura, eh. Fatti due domande e datti tre risposte, come dicono. Ragazzi, vi lascio la pista, non dovete passarla liscia. Ah, tutti e quattro, dobbiamo batterli. Bene. Sicuro, mi stuzzica l'idea di una sfida in hotel. Ci sono posti migliori dove sfidarsi. È una tipa morta quella. Che tenero. A me piace un casino, non vedo l'ora che si evolva, sinceramente. Anche se non so come si evolve. E botta. Ci abbiamo 10 livelli. Attacco rapido, vabbè. Non ci ha fatto praticamente nulla.
Porco cane, pensavo di farlo fuori, vabbè, io andrei di pistola acqua così. Giusto per variare un po' gli attacchi. Ciaoone. Intanto avrai un Pokémon anche tu, sicuramente. Boh, l'hai sconfitto, adesso anche... Cioè, non dirmi che mi faranno sconfiggere tutti e quattro, che se no muoro qui. Colpa di tutto questo sfarzo, mi ha reso nervoso, non riuscivo a concentrarmi nella lotta. Aspetta un po', ma vi state sfidando? Certo, voglio allenarmi un po' anch'io, dai. E poi Thor, rimetto pure in sesto i tuoi Pokémon. Grazie. Però non mi serviva, sinceramente. 2 contro 2? La nostra prima sfida 2 contro 2. Ma io vorrei cambiare Pokémon. Cioè, devo per forza andare con lui tutte le sfide. Grazie. Grazie mille. Vabbè, loro hanno i loro due Pokémon base. Va bene, Drizzle. Vediamo cosa possiamo fare. Vediamo proprio cosa possiamo fare. Io gli farei un bel... non so, aspetta che non saprei. Un idropulsa, così ce ne levi. Quanto sono a 9? Cosa sto pensando a fare? Ma andiamo su. L'unico che mi preoccupa, sinceramente, è Zigzagoon, non è vero? Non capisco se sono io che ho i Pokémon troppo livellati. O che roba. Tanto Drizzle. Battiamo il loro ultimo Pokémon, Nikit, e dovremmo livellare. Andiamo al 20, Shallow. Vabbè, Idropulsar, così ce lo togliamo. No! Porco cane. Porco cane, porco. Ah, che culo. Me l'ha selezionato, mi ha scliccato. Dovremmo livellare noi tendenzialmente. Sì, perfetto, siamo al 20. Dicevo, non so se sono io troppo alto coi livelli o è troppo facile per ora o era perché soltanto dovevano presentarci loro e non volevano metterci in difficoltà. Però vediamo, abbiamo vinto un po' di soldini. Tra l'altro io ho venduto tutte le cose che avevo e ne ho fatti un po' di soldi. Qualcuno ci ha visto, si può sapere cosa state combinando? Ah, è lei la campionessa, Mary. Team Yell. Niente, solo che capisco che gli altri sfida palestra non vi stiano troppo simpatici, ma magari potreste evitare di creare scompiglio ovunque andiate. Ha ragione, lei già mi sta più simpatica dell'altra. Scusate ragazzi, sono membri del mio fan club. Si fanno chiamare Team Yell e purtroppo hanno il vizio di lasciarsi prendere un po' la mano. Ah, quindi non sono il Team Rocket. Anche se magari lo saranno. Sono desolata, non so come scusarmi per il loro comportamento. Appena vedono altre sfida palestra diventano aggressivi. Oh, se anche tu una sfida palestra, il Team Yell è il tuo fan club. Che forza però, hai già dei fan. E lei risponde. Niente. Evidentemente niente. Sono desolata, non so come scusarmi per il loro comportamento. Appena vedono... Vabbè, me l'hai già detto, grazie. Vabbè, andiamo a fare il check-in. Ci danno il benvenuto. Sì, siamo dei nuovi sfida palestre, quindi... Dobbiamo fare il check-in. Stando alle informazioni forniteci dalla Lega, lei deve essere il signor Svapo. Grazie per l'aiuto che mi ha dato poco fa. Le auguro una buona permanenza. Intanto c'ho il mio Pokémon qua in vita reale, il cane che si è accasciato addosso praticamente sui piedi. La mattina dopo. Buongiornissimo, caffè? Oggi inizia la leggenda dell'eroico Hope. Tra l'altro, ragazzi, so che speranza non si scrive così in inglese, eh. Dai, Svappo, vediamo chi arriva prima ancora. Figa, sembra il rivale, tra virgolette, che c'era in Pokémon Pikachu. Stava addossissimo. Vabbè, io l'avevo chiamato Simo Killer. Però... veramente stava tanto addosso, se ci avete giocato lo sapete. E ora di corsa lo sta... Vabbè, sì, andiamo a fare sta cerimonia. Così abbiamo anche il titolo per questo video, tra l'altro. Salve, si trova... va bene.
Sì, accompagnami. Tanto prendi, te ne vai. Ah no. Ah, figo. Figo. Pensavo che facevi come il tuo amico prima. Direi che possiamo andare. Benvenuto Svapo. Tutti i partecipanti alla sfida repressa sono tenuti a indossare una divisa. La cerimonia d'apertura dà ufficialmente inizio alla competizione, in altre parole, è il momento di cambiarsi. Ci siamo cambiati per il torneo, lasciatelo dire, il numero 5 è proprio una scelta azzeccata. E adesso c'è il cane che vuole uscire, quindi mi sa che dovrò farlo uscire dalla stanza. Non lo so, aspettate un attimo, mi dà un'aria fiera, lo sentite che sta grattando contro la porta, quindi arrivo. Bene, è ora, sta per cominciare la cerimonia d'apertura. È ora. Sì. Vediamo com'è. Lui chi è? Signore e signore! Al contrario, comunque, signore e signori. Sono Rosy, il presidente della Lega Pokémon. Ah, è quello che ha il protetto. Quello che ha il protetto, quello lì che mi sta sulle balle. Sta per iniziare l'evento più caratteristico della nostra regione. È tutto invisibilio. Dichiaro apertura della sfida. Non ho fatto in tempo a leggere. 8 sono i capipresta da sconfiggere. Ah, ok. E 8 sono le medaglie da conquistare. Solo chi si rivelerà all'altezza di questa impresa potrà accedere alla Coppa Campione, tipo la Champions League, e puntare a affrontare i campioni di Galar. Molto bene, capipresta, fatevi avanti. E dove sono? Ci presenteranno tutti i capipalestra? Non credo. Oh sì. Sì, evidentemente sì. Molto fieri. Molto, moltissimo fieri. Il coltivatore di vittorie, esperto di Pokémon tipo erba, Yarrow. L'onda travolgente della Lega Pokémon, esperto in Pokémon di tipo acqua, azzurra, la fantasia. Il veterano ardente, vabbè, fuoco, Kabu. Il veterano perché è anziano. Il prodigio del karate. Vabbè, topico, Lotta Fabia. Folletto Poppy. Che brutta. Asignò. Tipo roccia Milo. Solita line-up. E Draghi Labruno. Labruno? È tipo bimbo minchia. Ecco voi i nostri fantastici capi palestra. L'orgoglio di tutta gara. Ok, ma noi adesso ora qua, cosa facciamo se non a vedere la cerimonia d'apertura? È quello che voglio capire. Faremo la nostra prima sfida. Cosa faremo? Mamma mia, mi batte il cuore. Ok. Wow. Tanta roba. Siamo entrati nello stadio come dei veri campioni. Boh, finito così. Abbiamo calpestato il suolo di uno stadio Pokémon. Sì, ma io voglio farlo, voglio farla la sfida a una palestra. Non so come dire, è una sensazione impareggiabile, sono tutto un fremito. Ma lo dico anch'io, mi stai già un po' più simpatico. Oh, Svapo, la nostra avventura, la vostra avventura è ufficialmente iniziata. Oh, guarda che abbiamo qui, i due allenatori sponsorizzati da Dandel. Dandel. È un piacere conoscervi, mi presento, sono Rose. Sì, ma lo sappiamo già, e avete già anche un polsino Dynamax, e così le 10 stelle che vi hanno guidati fin qui, eh? I polsini Dynamax sono il vanto della mia azienda. Non so se lo sapete, ma sono stati messi a punto dai nostri laboratori. Che dire, ottimo. La sfida delle palestre di quest'anno si prospetta particolarmente interessante. Tutta la regione di Galar verrà pervasa dal più fervido entusiasmo. Meno male. Questa competizione è anche un'ottima occasione per fare bella mossa del Dynamax. Bene, ora purtroppo devo scappare. Ho un impegno. Oh, vattene. Vi auguro di godervi appieno questa esperienza. Ciao, zio. Anche io voglio le scarpe come le tue, comunque. Le mie fanno schifo. Il presidente è particolarmente di buon umore oggi. Tornando alla gara, ragazzi, cominciano per voi i giorni di intenso allenamento. Ricordate che non basta avere Pokémon in forma per vincere. Dovete
dovete anche affinare le vostre abilità personali. Va bene. No. Ah, ok. La nostra prima tappa sarà... Pensavo che volesse sfidarmi. Tarfield, per arrivarci dobbiamo passare per il percorso 3. Non è un problema. La sfida delle palestre consiste nell'affrontare le 8 palestre di Galar per ottenere le medaglie. Le medaglie si ottengono completando le missioni e sconfiggendo i capi palestra. Perfetto. Direi perfettissimo. Tu cosa mi dici adesso? Salve, sfida palestra. Sei qui per sfidare Kabu. Sappi che servono. Ti serve una medaglia d'erba di Truffield, di Tarfield e la medaglia acqua di Kelford. Torna quando avrai entrambe. Ah, ok. Quindi qua non posso farci nulla. Benissimo. Attraversa il percorso 3 e vai a Tarfield. Ma io direi che possiamo andarci preponderantemente. Svap, ho un regalo per te da parte del presidente. Davvero? Cos'è? Scusa, dicevo, il presidente ti concede l'uso del volo taxi. In breve, d'ora in poi potrei... Ah, perfetto. Buono. Quindi non bisogna... Eh sì, bene, gli altri avevano le abilità. Vabbè, comunque. Vabbè, posso spostarmi dove voglio, ok. Dove però ho già visitato. Ora ti leggo il manuale di istruzione per l'uso. Dunque, vediamo. Premi il pulsante X per il menu. Quindi apriamo per città. Ok, solito. La tua prossima destinazione è Traffico, una città che non hai ancora visitato. Quindi dovrai raggiungerla a piedi. Grazie, gentilissima signorina. Op. Per l'amor di Cristo. Ecco, ti ho un'idea fenomenale. Che ne dici di un allenamento speciale qui e ora? Va bene. Sta addosso, lo dirò ogni episodio, ma sta veramente addosso. Vediamo la sua evoluzione perlomeno del suo starter. Almeno quello. Dai. Sì, abbiamo le carte regular in regola. Lotta. Io sono un po' overlivellato. Credo di sì. Tutti quei Pokémon che ho catturato me l'hanno fatto salire un botto. Il Drizzle e anche il Corvus. Gli altri un po' meno, ma forse perché partivano da un livello un pelo più bassino. Ancora Scorbunny, cioè? Vuoi cambiare Pokémon? No, continuo a usare lui. Lotta, sì, Hydro Pulsar, ciao Scorbunny. Comunque la prossima volta che lo vedremo credo che lui avrà l'evoluzione, sono curiosissimo di vederla. Sei un geniaccio? Sì, sì, ogni volta mi dici la stessa cosa. Ogni santissima volta. Yamper tra un po' sale di livello. Cacchio, ma non so, magari si evolve al 18? Oppure gli serve qualcosa di particolare per evolversi? Non ne ho idea. Se lo sapete ditemelo. Rookie D? Cacchio. Cambio Pokémon. Mandiamo proprio Yamper, che tra l'altro lui possiede una Pokéball perché c'ha un talento che ruba gli oggetti o le trova, adesso non ho capito che cos'è. Lui perché? Dai, lui usa Rookie, di volante. Se non mi ricordo male, dovrebbe essere debole il volante all'elettro, giusto? Dovrebbe, non mi ricordo. Ah, infatti sì, infatti è super efficace, ricordavo bene. Lotta ancora. Elettrococcola. Tanto c'ho un raffreddore della miseria. È super efficace. Poi direi possiamo fargli un bel morso, che dovrebbe avere un effetto normale. Però a noi frega niente. Tanto avrà ancora... No, che palle. Che palle. Io ho usato un morso, ho detto, dimmi che tentenna. Ah. Vabbè, tanto. È andato anche Rookidy.
Avrà qualche altro Pokémon? I Pokémon ricevono punti esperienza. Buono, Jumper sale di livello, quello che volevo. Ok, e abbiamo sconfitto Hop. Dai, ti ho battuto sempre, quindi non ci scartare tra le lavalle. Curami i Pokémon anche. Guarda, per esprimerti tutta la mia relazione ti regalo la mia card della Lega Pokémon. Grazie. La sfida delle palestre comincia qui, a Stimington. Anche se sia in realtà la... Comunque sconfiggere capo palestra uno dopo l'altro e arriverò dritto in finale. Vedremo. Dai. Ok, questo qua che sbuffa... Ah no, non sta sbuffando. Noi anziani parliamo sempre come se avessimo le verità in tasca, ma io penso che i giovani dobbiate... che voi giovani dobbiate vivere la vita come meglio preferite. Oh, tu sì che sei saggio. Cioè, si abbina proprio bene col Pokémon. Perfetto. Non so perché ha fatto soltanto un tick. Però a me va benissimo. Magari adesso direi che possiamo mettere un Pokémon un pelo più debole davanti. Quando conficca il suo piede nel terreno e assorbe luce solare in abbondanza, il colore dei suoi petali diventa più intenso. Erba. Il colore. No. Niente, se volete dare dei soprannomi come vi ho detto, scrivetemelo nei commenti e gli daremo robe che si possono mettere su YouTube, ovviamente. E, tra le altre cose, cerchiamo di mettere Vanillite. Sposto Pokémon, è un pelo più scarsino degli altri. Lo mettiamo come primo, così non dovremmo avere problemi. Ho beccato Sonia. Allora, ci dice: la sfida presto, ti ho visto la cerimonia d'apertura. Che emozione vederti in campo. Grazie. Dov'è Hope? È andato avanti. Non riesce a stare fermo un secondo. Starà smaniando la voglia di superare suo fratello. Sì. E ora che ci penso, ho una cosa interessante da dirti. Grazie, dimmi pure. Vedi quella fabbrica laggiù? È un'azienda del presidente Rose. E quindi lì vengono trasformati in energia minerali estratti nella miniera alla fine del percorso 3. In altre parole, Ross si occupa anche di fornire energia a tutta Galar. Buono. Quindi è l'uomo più potente. Spesso non so bene cosa pensare di lui, però una cosa sono certa. Quel tizio ha talento da vendere. Beh, ora ti lascio andare. Prima però voglio farti un regalo per esserti fermato a fare due chiacchiere con me. Tieni, è una fune di fuga. Quindi dovremmo andare in quella miniera. Immagino. Vabbè, la fune di fuga sappiamo tutti cos'è. E già che ci sono, ti rimetto in sesto i Pokémon. Grazie cara. La strada verso Truffield è lunga, ma il viaggio è parte della sfida. Buona fortuna, sfida palestre. Grazie cara. Intanto noi non abbiamo fatto tanti metri che abbiamo incontrato lei. Qua c'è uno strumento, ma possiamo vederci nella prossima città. Se trovo qualcosa di interessante ve lo faccio vedere. Qual è che prendiamo di questi? Questo. Un Rolicoli. Che tenero. Se gli faccio vento gelato, tanto ce ne sono altri tre, ragazzi. O altri due erano. Non lo so. No, guarda, tu sei sopravvissuto. Quindi ti meriti di essere catturato da me. Bravissimo. Lotta. E non so. No, cosa lotta? Borsa. Borsa, assolutamente. Ah, cacchio, è vero, c'è anche il... Però con cosa lo prendiamo? Rolicoli ci sta bene in una timer ball. Vediamo. Sì, nera. Quei dettagli arancioni. Questa c'è dettagli rossi, però fa niente. Dovremmo farcela, sì, perfetto. Ci piace in questa ball. Rolicoli preso. Mi sa che lo useremo, eh. Mi sa che lo useremo. Non adesso, più avanti. Che lui è... roccia? Sì. È stato scoperto più di 400 anni fa in una miniera. Il suo corpo è prevalentemente composto da sostanza uguale al carbone. Infatti,
No, io per ora no, però se voi volete dargli un soprannome potete darglielo lasciandomi un commento, un commento qui sotto il video. Direi che possiamo procedere. Scappa, scappa, scappa. Oh, oh, Nikit si sta evolvendo. Nikit si sta evolvendo. Vediamo che cacchio diventa. Già mi spero che sia... Minchia, bello. Molto bello, sembra un ladro francese. In Tievul. Tivul. Bello, ci piace. Sono stati inseriti nel Pokédex. Pokémon Volpe. Marca di nascosto le prede interessanti. Ne segue l'odore per rintracciare. Approfitta di una loro distrazione per rubare le loro tane, infatti. È tanta roba. Vuole imparare furto. Vediamo se possiamo insegnargli qualcosa. Abbiamo attacco rapido. Chi lo usa attacca il bersaglio e può rubargli lo strumento se non ne ha già uno. No, sinceramente io mi trovo bene con questo setup di mosse. Io furto non glielo insegnerei. Poi al massimo se trovo un insegnamosse glielo posso sempre far imparare. Almeno ditemi voi se ho fatto una cavolata o no. Perfetto, prendiamo questa super pozione. E questa qua. Ah, questa qua era la caverna di cui ci parlava. La miniera di Galar. E dobbiamo andare qua dentro per forza, immagino. Lei signorina, porco cacchio. E là, io e mia sorella abbiamo messo su un centro Pokémon ambulante. La miniera di Galar può essere un posto insidioso, ma niente paura, ci penseremo noi a mettere in sesto la tua squadra. Va bene. Grazie mille. Sei veramente gentilissima. E ragazzi, 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 qua livelleremo un botto il nostro. Vabbè, tutta la nostra squadra, in fin dei conti, perché tanto. Se battiamo un Pokémon prendono punti tutti. Ma ragazzi, su questa bellissima immagine io direi che possiamo salutarci qua. La miniera ce la faremo nel prossimo episodio. E se questo vi è piaciuto lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo alla prossima. Bella!